Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Questa sera Luigi Balocchi, guerriero a difesa del dialetto lombardo, ci condurrà per mano per scoprire insieme i grandi poeti che hanno scelto proprio la lingua lombarda come loro arma, come loro unico linguaggio. La volta scorsa ci aveva fatto conoscere Fabio Varese, questa volta invece ci porta nel 1700 e siamo con il grandissimo Carlo Porta. A te, Luigi, microfono e camera. Salve a tutti, stasera parlo un cicinin del Carlin Porta. Carlo Porta nasce a Milan nel 1678 e muore sempre a Milan nel 1921. La famiglia sta bene, il suo papà aveva un banchiere, diventò di prima banca a Milano e lui medesimo faceva l'impiegato. Con uffici con ca in via Monte Napoleone, una ca distrutta di bombardamenti dell'ultima guerra. Carlo Porta vive in un momento particolarissimo della storia di Milano. Sai che succede? Tuscos, guerra, rivoluzione, arriva i francesi, van via i tedeschi, torna i tedeschi, van via i francesi, in mezzo a tutti questi trebuleri. Lui il pittura un quadro della vita di Milano, della sua gente, dei fin 600, inizi 800, magistrale. Che mette dentro Marchese, Marchesoni, Pred e Fra, Pitoc, Sciur e Porcrist, indimenticabile, il Giovanin Bungé, al Marchion di Gambaver, la Nineta del Verse, un quadro unico, inimitabile, d'una Milan che la capì. Carlo Porta le considera il più gran poeta milanese, e gran ragione, perché mai nessuno come lui l'entra dentro della vita di Milano e la tira fuori tutto quel che gli va dentro. Tra l'altro Carlo Porta ha anche un'altra particolarità. È il primo che comincia a parlare dell'universo femminile, di donne. E parla no per grandi ideali, parla no con i paroloni, ma al vadente indica di donne, in distanza de let di donne. La tira fuori quel che effettivamente è la condizione femminile della donna, della Milan, di quell'epoca lì. La prima poesia, e la seconda, parla appunto della situazione storica. 1812, 14, Napoleone, al va via, al perde in Russia, i francesi tabacchen di Milano. E lui scrive che la poesia che Paracar, che scappè de Lombardia, se vedano in quei momenti Vardindré, de un'ugiada, e feament con che allegria se festeggia stu voster San Michè. E sì, che tutto il mondo sa che vivia per la sal posta di Olter Furestè, che, per quan fusse in piena cortesia, vorrà ancalur roba e danè. Ma ne vi fa mo tanti altri balos, cul ladran, e cu pan gen sura gen, cul pelan, cagana dos, che infin ne vi ridut al punt putana, deve snanca più indifferente sulla scerna del boia che ne scana. Via i francesi, rive a mo i tedeschi e la situazione la cambia completamente. L'epoca dell'Ancien Régime, che il torna a Milano e lui scrive che è la poesia che cattolico, apostolico e romano. Gen che credin del Papa in di conven slargheve il cuor, che le arriva al momento, in chi tedesco,
in chi car patan. Ah, adessi che Milan, le ben Milan, predic, indulgens, perduna brent, endendà in paradis anca indurment, anca nove che veia, e senza concunna got, veia no veia tuc, no che reson, devo mandar su tuc, o crud o cot, che n'am mis tuc in stad de perfession, col digiun, col silenzi, col trambiot, e col beato asperges del bastone. Invece gli altri due poesie, in poesia dedica un po' a come gli uomini dell'ora vedevano i don, e poi una poesia proprio dedica ai don. La prima è questa qui. È una poesia un po' forte, Tipicamente lombarda, dai. Le una cosa, per Cristo, curiosa, a vedere disperare tanti marì, quando, in Sodon, che sfighen lì una tusa in scambi d'un bel bambin cutel pipì. Eppur, mi disi, questi chi tu gen che anton la sposa, che han bisogno della figa più sede mi, che scurlisen mie putan murusa, che si infighen insomma tutto il dì. Costor, per Cristo, fan vedere deve senza la gratitudine giusta per la pota, sa capisce se l'è, e da veghi in quel luogo, là, in mezzo ai gambi, la pruidenza, quella che, in forza di suo san decret, la sa serva giust d'una figascia rota per fa la recasciada di fighet. E l'altra, lei è una poesia abbastanza famosa, quel dure e quello è questa qui. Dormiven dotusan, ti do attacca la stanza dell'et della mamina, vergini stestis do, ma in quell'età che comincia a spiuric la passarina. Tanché a dispetto della verginità faceva entra lur di quinto una mattina sul gust che il peda un cass belle tirà e sulla forma che pe fa più sé piacè. Vuna la dava al vant, al curt e al gross, l'altra al lung e al sutil, e nel discorso disevene pro e contra di bei rob, quand bel momento stufa la mamina la sa meta sbraccia quanta vos cosa san lor dur e che il dura e cito visighet. Grazie Luigi per questa entusiasmante lettura, politicamente scorretta. Dobbiamo comunque ricordare. Spiegare politicamente scorretta. Esatto, era il 1800, quindi i parametri sono allora, un po' diversi. La grandezza del Porta è quel che nessuno l'ha mai. Vabbè, lasciamo sta perché roba. È quella per la prima volta dove pisa il far di Semisci. Sull'universo femminile, cioè certi personaggi come la Ninetta del Verset, una donna che la faceva la vita, come questi chi, i Tusan della mamina, in roba che l'ha mai scrivuto nessuno prima di lui, porta, a, come di prima, al derva la ca di don, gavaden. Il primo che dà dignità al desiderio femminile. Prima i donne esistevano, no. O era in putan, o era in angel. Lui ha fa diventare di persona reale. Sì, questa, ha umanizzato la donna. Ma certo, lei sta in un grandissimo rivoluzionario. Ringraziamo per questo, ringraziamo per questa puntata di Poetando che è stata estremamente
interessante come sempre. Diamo l'appuntamento al prossimo mese, sempre con Luigi Balocchi, e noi ci vediamo ad una prossima puntata di Poetando. Ciao!